Ian Faris, e con la maglia 63 Valerio Di Stefano. Prima azione d'attacco della gara è proprio nelle mani di Di Bello per Frisari. Lucarelli vuole movimento dei compagni, ancora per Martino. Di Bello che si prende il primo tiro della serata, lo sbaglia, rimbalzo lungo premia Frisari, il nuovo possesso offensivo per i giocatori di coach Tonoli, oggi in maglia blu. Martino vuole l'uno contro uno, chiude il palleggio a Re Di Stefano. 2-0 quindi per la formazione di casa, che ha due punti in classifica, avendo perso alla prima giornata su questo parquet all'overtime contro la Pass, ma essendosi andata a prendere due punti. Intanto tripla di Lucarelli, 197, uno dei veterani di questa squadra. Ecco che riceve Bisconti, Martino ovviamente a marcarlo. Questa è una sfida nella sfida, seconda palla recuperata da Joel Focu. Poi Di Bello che accelera per Frisare, libero proprio Focu che si prende la tripla, bang, bang, aperto l'artiglieria, ve l'avevamo detto. Facili degli ultimi anni per il giocatore che lo scorso anno, lo ricordiamo, era tra i 12 della Eurobasket in Serie A2, prima di subire purtroppo un grave infortunio. Giro, tiro, gancio sinistro, di una bellezza, canestro davvero dell'ex giocatore della Pass. Bravo lui Martino, intanto viene battezzato da tre punti, decisamente non l'idea del secolo, perché mette anche questa. Visconti sta facendo davvero gli straordinari oggi alla sua veneranda età. Michael Leoni va dentro, ottimo scarico per Cenic che si prende la tripla dopo lo side step. E Maggi buttati via le ortiche, quello di gara 2 sul più 11 all'ultimo quarto, grida ancora vendetta, Zoffoli intanto è questa. Poi Di Bello ancora, Frisari battezzato da tre punti sul secondo ferro, rimbalzo lungo, la palla premia Visconti, e ancora il capitano Edoardo Ugolini, classe 2000, affrontato proprio da Frisari. Francobollato da Lucarelli Cenic che ha fatto dei danni inenarrabili a 6.75, Visconti ci prova lui e la mette anche lui, pazzesco per i giocatori di casa che dai 6.75 stanno davvero realizzando l'inenarrabile. Martino cerca la tabella, non riesce a trovare il canestro, poi ancora Di Bello, attenzione perché è un vespaio lì dentro, Lucarelli e il suo tiro da tre punti lo manda a bersaglio per Scascitelli, quale si vede chiusa la linea di passaggio, palla recuperata da Lucarelli, poi il passaggio, no look che non riesce, fasi davvero concitate queste, non la pallacanestro che avremmo voluto raccontare. Tripla praticamente a cui viene chiamato Valerio Di Stefano, ma che sbaglia, piedi per terra, è liberissimo. Siamo già dall'altra parte, 2.30 al termine di un orribile terzo quarto, va dentro Martino, sbaglia, arriva Focu! Giocatore dell'Eurobasket, iscrive i suoi punti numero 5 e 6 di questa serata. 14 secondi per chiudere il quarto, si va sotto per Scascitelli, poi ancora Visconti, triplicato, quadruplicato, riesce a farsi largo, sbaglia però Banach, recupera il rimbalzo, c'è forse tempo per l'ultimo tiro, attenzione Zoffoli, alza e vola in rovesciata Joel Focu, ma come fa, ma come fa, ma come fa, giocatore della Virtus Roma 160, palla persa, Golini, resto, tiro da tre punti di Cernic, bravissimo, bravissimo, niente da dire. E Pierangeli sono costati in pratica una stagione. Zoffoli nell'angolo per Focu, arresto, tiro, non arriva neanche al ferro di Focu. Palla recuperata da Ugolini, già dall'altra parte, deve correre. Valmontone si va subito alla tripla di Michael Leoni, c'è il close out vincente di Joel Focu. Contiene il tentativo dell'avversario, Visconti intanto lotta con Banach, ribaltamento, poi ancora sotto, dai e vai con la stoppata direttamente dal cielo di Gioia 3 che non va, rimbalzo ancora dei padroni di casa, stanno provando l'ultimo tentativo di rimonta, l'errore di Ugolini in penetrazione
fa la guardia a Focù e Santini, che forte della sua esperienza, invita la calma ai compagni, non c'è bisogno di affrettare. Sotto Banac, ancora per Di Bello, il quale va dentro, oh, non ne vuol sapere Ciccio di fermare la sua corsa, e gli dai del basket, lo premiano. C'è l'attacco, riceve Martino, ne ha due davanti, Focù, ancora per Di Bello, Di Bello step back, Di Bello step back, Di Bello step back, più 18, 8-5 a 6-7, presumibilmente gli ultimi due attacchi della partita. Intanto recupera anche questa Andrea Martino, vediamo cosa fa, serve Di Bello, il quale ovviamente altrettanti al termine dell'azione d'attacco, probabilmente si concluderà così questa gara. Vediamo se si gioca l'uno contro uno, Ugolini va dentro, nessuno difende, tiro da tre punti di Visconti che non va, e si chiude dunque la gara. Una tonda tonda vittoria per la Virtus Roma 1960, 87 a 67. Virtus Roma Roma praticamente in controllo fin dai, a parte i primi minuti dove stava sotto 7-3, poi un parziale devastante nel secondo quarto, chiuso sul più 7, frazione di casa che si era riportata a meno 4 all'inizio del terzo quarto, poi Martino, Focù, Martino, Di Bello e ancora Santini e Focù a bersaglio per chiudere il terzo quarto e creare il parziale che ha praticamente ucciso la partita.